Pronto? Allora, Francesco, Malasco, giusto? Sì. Per Interforze Città di Valida. Allora, Francesco, buonasera. Insomma, volevo, ecco, ho chiamato perché non adesso siamo stati zitti, abbiamo messo qualche notizia, insomma, qualche cosa c'era trapelato, però adesso è ufficiale, diciamo, ho delato insomma con la serrete, nel senso che non c'è stata mai una firma, però sapevamo che stavi collaborando, hai avuto qualche allenamento e sembrava tutto fatto. Il Presidente infatti ci aveva detto che domenica scorsa, prima di domenica, che avresti posto la firma, però così non è stato, addirittura, ecco, non hai neanche, hai abbandonato tutto quanto e insomma, nel rete senza allenatore e mi ha scoperto un'altra strada. Ecco, tu, ecco, Francesco, cosa ci vuoi dire in mezzo? Cosa, che è successo, insomma? Cosa ti ha dato, diciamo, l'alto di prendere questa decisione di abbandonare tutto, insomma? Buonasera a tutti innanzitutto e soprattutto a te, Francesco. No, parto dal presupposto che mi ha fatto enormemente piacere lavorare 4 settimane con la Serrese. Ne approfitto per salutare i ragazzi e la dirigenza anche. No, niente, era la Serrese è partita un po' così, doveva ancora organizzarsi, doveva un po'... Mancava qualcosina che ci potesse consentire sia a me che ai ragazzi di fare un campionato in maniera tranquilla con tutte le condizioni a disposizione che di solito le squadre normali hanno. E, essendo che sta riassettando la società, ci sono un po' di problemi, viene a mancare un qualcosa che non ti mette in condizione di proseguire al meglio il campionato. Una delle tante cose che la rosa era formata solo da 16 ragazzi, tra l'altro questi 16 chi aveva problema di lavoro, chi parecchi under, ma questo non era un problema, avevo detto ai ragazzi che sarei stato con loro in tutto e per tutto se ci mettessero nelle condizioni di poter lavorare tranquillamente durante la settimana e poi riportare il lavoro nella domenica. Poi mancava un assetto societario, erano solo in pochi, non abbiamo il custode, non avevamo il custode, però voglio dire, penso di aver fatto il mio dovere, di aver dato tutto me stesso, i ragazzi se ne sono accorti, mi auguro che riescano a fare al meglio il campionato e che la società riesca a sistemare tutto quello in un breve tempo. No, Francesco, scusa. I primi risultati della Serrese non è che avevano dato tanto a pensare, perché infatti tra Sera e Chiaravalle, poi confermato anche ieri con la sentenza della Lega, e poi anche il 2-0 con il Zavarato, insomma, poi anche si parlava anche di un evidente firma di Siena, insomma, si pensava magari a un sistema che le cose sarebbero andate meglio, però invece. In questo modo vuol dire che ancora la squadra di San Bruno è ancora in brutta acqua, diciamo, anche essendo che magari in campo non lo sta dimostrando, però almeno come dici tu, insomma. Guarda, Francesco, penso che il lavoro dell'allenatore non è facile, non sia facile, soprattutto in una piazza come Serra, perché comunque deve avere a che fare con la società, con i ragazzi, con il pubblico. In giro nel paese, insomma, sono tanti aspetti. Se in più si aggiunge che abbiamo il problema logistico di spostarci, perché io faccio 100 km tanto del ritorno da dove abito, e il custode ancora non si è trovato, e l'attrezzatura manca, sono cose, secondo me, che servono tantissimo a creare un ambiente migliore possibile per affrontare una stagione. Quando queste cose vengono a mancare, oltre di più un allenatore non può fare, secondo me. Purtroppo io ho aspettato un mese, figurati, per me sarebbe stato un onore mettere la firma sul contratto, ci eravamo già messi d'accordo sia a livello economico sia nel modo di gestire la stagione, però quando poi mancano determinate cose non è facile affrontare una stagione lunga 10 mesi, con 16 giocatori, con tante cose che secondo me sono importanti per poter allestire una squadra. No, scusa, sì, dimmi. Dico, la cosa che vede, almeno dico, la cosa è di 16 giocatori,
cercherò di portare a 20 o 24, non ne volevo, insomma, vuol dire, vuol essere... Una rosa per me, secondo me, dovrebbe essere fatta da 22 giocatori, in media sono due a ruolo, ma non pretendevo questo, pretendevo comunque 18-19 giocatori per poter poi a dicembre completare la rosa nei punti dove mancano, ma al di là di questo guardo pure fuori dal campo, perché ormai il calcio sta cambiando, l'allenatore non è più come una volta che si deve arrangiare con tutto, si cerca di lavorare su altre situazioni. Io sono, come sai, ho solo 33 anni, vengo dalla nuova generazione, queste cose, se non ci sono queste cose non riesco a dare quello che la società mi chiede, per questo ho detto: signore, mi faccio da parte, vi ringrazio, ma per come siamo messi al momento non riesco a darvi quello che voi mi chiedete, è come se io vengo lì a farmi dare soldi e non riuscire a fare il mio lavoro, e questo per me è essenziale. Ma senti, c'è una possibilità di ripensamento? Ma io li ho lasciati tranquillamente, senza nessun problema, ci siamo sentiti anche ieri, e sono a loro disposizione se riescono a risolvere un minimo, gli ho chiesto, non è che ho chiesto chissà che cosa, un minimo per poter andare avanti, sono a disposizione loro. I ragazzi li ho apprezzati tantissimo, perché ricordo il primo giorno eravamo in 8 persone, il primo allenamento, 8 persone, il secondo... Nella settimana prima che giocassimo con il Chiaravalle, tramite il passaparola, tramite c'è un allenatore che crede in noi, che vorrebbe giocare con tutti i ragazzi della Serra, eccetto Catalano, sono tutti di Serra. Qualcuno è di Spadola, là vicino comunque, tutti del circondario delle Serre. Io ho detto: venite, vediamo. Siamo arrivati a 16 prima del Chiaravalle. Loro si sono fatti in 4 in campo. Infatti il risultato parla chiaro, 0-3. Seconda domenica 2-0, ma non è il problema del risultato, anzi, non è quello, non è il problema nemmeno dei ragazzi, è il fatto che secondo me tante cose poi durante la stagione vengono a mancare e ne risente l'ambiente nello spogliatoio, ne risentono i risultati, ne risente il lavoro di un allenatore, e questo sinceramente non va, a me non va, perché se devo sbagliare è per colpa mia, se devo fare esperienza ci torno indietro sull'errore, no, che devo pensare a non avevamo il mezzo per spostarci, non avevamo il custode, non riesco a trovare la roba per lavorare in settimana, no, se devo sbagliare è perché ho sbagliato la formazione, perché ho sbagliato un'interpretazione, un cambio, qualsiasi cosa, o che ho gestito male la settimana, o che ho gestito, capito? Se si aggiungono altre cose il lavoro dell'allenatore già è difficile, se si aggiungono altre cose è micidiale, deleterio, anche perché poi la responsabilità cade sempre su di noi. Però dico questo, guarda, però voglio dire, c'è sempre la possibilità, voglio dire, anche dopo questa intervista, dopo la vostra attività d'accordo, perché voglio dire, se questi signori amici della Serrese, cioè un amico che conosco bene, sia Vicente Belletti, sia Albano, tutti gli amici di San Bruno, che sono un amico, perciò andiamo a essere chiari. Deve essere un custode, magari qualche altro giocatore. Ma sì, no, abbiamo pure il problema del logistico per spostarci, siamo 4 che viaggiamo da Vibo, ognuno di paesi diversi, io sto a Spillinga, l'altro sta a Vibo, l'altro sta a Vibo Marina, è un problema logistico che in un mese non siamo riusciti a risolvere, ma non per colpa nostra, questo è sicuro. Quindi quando vengono a mancare queste piccolezze, comincia un pochettino l'ambiente ad agitarsi, a fare, non è produttivo per svolgere un lavoro durante l'anno. Io, figurati, l'altra sera siamo andati anche a cena insieme, non c'è nessunissimo problema, li ho ringraziati, figurati se poi io, le prime esperienze, non ho voglia di allenare la Serresa, una piazza meravigliosa, dove un bel campo, dove la domenica c'era tanta gente, vuol dire che i motivi sono abbastanza validi. Qualunque allenatore vorrebbe andare a Serra ad allenare, secondo me. Sì, ma anche il mio amico... Abbiamo fatto il punto poco fa con l'amico Franco Marotta e lui si va a di questo fattore qua di Serra, secondo me, io ho sempre visto una guardia. Un bellissimo paese, no? Un bellissimo ambiente. Lui diceva, una cosa importante, ci aveva detto: guarda, io pure andare ad allenare a Serra, se fossi vicino. Sì, sì, e sono dice... capitato in un momento in cui si sta rifacendo un po' tutto, però se ne risente il gruppo, ti ripeto.
non è facile lavorare quello. Spero che al più presto risolvano il problema e che o io o un altro andrà ad allenare tranquillamente a svolgere una stagione dignitosa. Anche perché i ragazzi di Serra sono tutti bravi, me devi credere. Io vengo da un paesino di 1000 abitanti come Spilling, dove lo scorso anno per arrivare a 15 nel paese abbiamo dovuto sudare 7 camicie. Invece a Serra, essendo un bacino di 8000 persone, 7000 abitanti, si trovano tanti di quei giocatori che non hai idea, che si potrebbe fare una squadra a vincere il campionato solo con loro. Infatti i risultati hanno detto questo: 0-3, 2-0, non subiamo gol, andiamo a Borgia, ce la giochiamo anche se sono stati superiori di noi, però poi il contorno si deve creare, poi là è facile reperire i giocatori. Sicuramente, sicuramente. Senti, comunque ce la siamo comunque con un né. Con un arrivederci. No, io ho preso la mia scelta, non sono più un ragazzino. Ho detto che non andrò più. Se le cose non saranno come io ho già chiesto alla società, non sarò diciamo, più. Se le cose dovessero cambiare, tu ci potresti ripensare. Ma sì. Vorrei essere messo nella condizione migliore possibile per poter dare un grosso contributo a una città e a una dirigenza e dei ragazzi che meritano, capito? Guarda Francesco, io chiudo con una cosa, io sono un tipo che ormai in questo giro di calcio dilettante conosco tutti, più o meno, tutti gli ambienti, però male, so come vanno, io sono convinto di una cosa. Guarda, posso pure sbagliare, mi ci metto pure a giocarmi le mie carte. Tu sarai il prossimo allenatore della Serra, sono convinto di questo. Tu dici di no. Me lo auguro, Francesco. Me lo auguro anche perché sia da parte dei ragazzi, sia della dirigenza. Quello che hai detto è importante, perché una squadra come Serra San Bruno è un allenatore che ci tiene, pure nonostante. Guarda, sicuramente. Sì. No. Ho provato anch'io a risolverle a dargli una mano in questo mese. Che corro a mare che ho detto no, però sono convinto che se il presidente Belletta dovesse, come dire, trovare la possibilità. Me lo auguro. Lo auguro perché ci tengo anch'io, mi sono affezionato pure ai ragazzi, perché poi subentra pure un rapporto stretto nello spogliatoio e nel campo, che mi augurerei di poter lavorare con loro, però non riesco a dare tutto me stesso se alcune cose vanno cambiate. Sono arrivato purtroppo in un momento in cui c'è una fase di ricostruzione, di ristrutturazione della società, sì. e non fila tutto liscio, capito? Ma sono sicuro che avranno la forza, o con me o senza di me, di uscirne tranquillamente. Ne approfitto anzi per salutarli e gli do un grosso in bocca al lupo. Ho capito, va bene. Io ti ringrazio, amico mio, per l'interforza che siamo, insomma, ieri devo dare un'esclusiva la tua intervista. Grazie, insomma, sono io che ti ringrazio, che mi hai pensato tanto in questo periodo. Mi dispiace che non ho potuto rispondere fino adesso, perché comunque non è corretto, se ancora non ero l'allenatore, non ti potevo dire più di tanto, però ti ringrazio a te per l'opportunità che mi hai dato anche oggi di dire la mia e di salutare tutta Serra. Hai dimostrato amore per questa società. E speriamo che. Sì, no, sono veramente rammaricato per poter. È come se fosse facile per me andare a prendere i soldi da una parte e non poter dare me stesso. Siamo pure d'accordo a livello economico, non è quello assolutamente. Anzi, sono stati dei signori. Io devo dire amore per la squadra, insomma, questo vuol dire amore. Sì, spero di poter dare tutto quello che ho. Se in un futuro si profilasse la situazione favorevole. Va bene. Grazie mille Francesco, una buona giornata. Un saluto, ciao. Ciao.